l'ipotesi è quella che Foro Bonaparte non debba nel medio e lungo termine rimanere un asse a particolare frequentazione veicolare privata, proprio perché la presenza dell'asta pedonale che descrivevo prima impone che ci sia, peraltro con, anche in ottica Expo, con la presenza degli Expo Gate proprio tra Via Dante, cioè con un attraversamento pedonale che immaginiamo anche sostenuto tra Via Dante e Largo Beltrami, comunque un flusso che possa mantenersi dentro un'accettabilità di un centro storico che ha anche una necessità di vivibilità pedonale. Analogamente, ecco, nella slide successiva si ha di fatto quello che è il risultato delle simulazioni modellistiche che sono state condotte da AMAT dopo questo processo interattivo. C'è l'interazione tra AMAT che fa le simulazioni, l'ufficio semafori che predispone i diagrammi semaforici in un continuo affinamento della situazione. Dico subito, anche per rispondere a una domanda fatta prima, rispetto alla, al fatto che questa situazione sia una situazione assolutamente consolidata. Il tema del traffico e della mobilità è un tema che ha la possibilità di avvalersi di modellistica ed è quello che è stato fatto in questa situazione, così come in tutte le situazioni per le quali viene chiesto a noi amministratori tecnici di dare supporto all'amministrazione per la decisione. Ovviamente è necessario che anche nella fase di attuazione dei provvedimenti il monitoraggio costante possa e debba permettere una margine di correzione che migliori l'impatto atteso. In questo senso, anche dal punto di vista della regolazione semaforica, nelle prime fasi di attuazione del provvedimento sarà necessario andare poi a verificare se è necessario intervenire ulteriormente attraverso magari la modifica dei tempi di verde per alcune correnti di traffico, piuttosto che agire anche sull'indirizzamento verso gli itinerari alternativi. In particolare, la situazione di Piazza Castello, poi lo vedremo meglio, presenta un itinerario alternativo naturale, che è quello della, del bastione più esterno, quindi lungo mezzo di Riccanova, che è una viabilità a maggiore capacità rispetto a Foro Bonaparte, senza la presenza di trasporto pubblico a guida vincolata, cioè i tram che invece in Foro Bonaparte ci sono, e che quindi ha la possibilità, anche in quel caso attraverso la regolazione semaforica, di avere una capacità sufficiente a ricevere il traffico deviato. Il percorso di avvicinamento a questa situazione ha visto appunto una serie di studi che hanno portato a consolidare ad oggi questo tipo di schema. Qui si individuano con l'assetto di fatto geometrico di Largo Airoli di fatto immutato, come viene detto qui, ovvero ci sarà una piccola risagomatura dell'isola centrale di Largo Cairoli che sarà fatta nelle prossime settimane, ma necessario anche per il nuovo impianto semaforico che sarà realizzato di attraversamento di Largo Cairoli. Oggi Largo Cairoli è attraversabile solamente ai lati. Nel progetto, e a due anni interverrà proprio la settimana, comincerà di intervenire proprio la settimana prossima, sarà realizzato un attraversamento centrale proprio in corrispondenza dell'accesso all'area pedonale al centro dei due edifici di Expo Gate. In quell'occasione sarà anche modificata leggermente la ruola centrale proprio per ridisegnare meglio l'ambito, cioè le carreggiate del flusso di traffico in attraversamento. Nella parte di attestazione a Piazza Cairoli sarà necessario mantenere libere le tre corsie di attestamento proprio per dare maggiore capacità a quell'intersezione semaforica che comunque poi tornerà nella rotazione della piazza sulle due corsie, ma appunto nella valutazione modellistica che è stata fatta da AMAT questo permette comunque di mantenere, come viene indicato qui, delle code che sono sempre al di sotto della misura dell'arco
presente sul posto, cioè la congestione si ha quando la coda raggiunge l'intersezione successiva. Nella modellistica che è stata fatta in questi scenari, la coda rimane sempre al di sotto di questi ambiti e lo spazio, diciamo, verde che vedete qui sono gli accodamenti medi delle ore di punta sulla sinistra, l'ora di punta del mattino, sulla destra, l'ora di punta della sera. In arancione vediamo gli accodamenti massimi degli stessi due orari di punta. Ovviamente tutte le simulazioni hanno tenuto conto della variazione dei piani semaforici, così come dicevo prima, non solo del piano semaforico di Largo Cairoli, ma anche di tutti gli altri al contorno. Sì. Diciamo che questa situazione è quella che al momento ci ha reso confidenti rispetto alla tenuta del provvedimento, che è un provvedimento che entrerà in funzione di fatto già dalle prima settimana dopo Pasqua, in quanto ci sarà una cantierizzazione per anche la posa dei dissuasori, eccetera, che quindi già renderà il provvedimento, anche se non nella sua interezza, già in parte attivo. Il confronto appunto tra lo scenario dello stato di fatto e lo scenario progettuale mostra che l'incremento delle code, come dicevo prima, dà questo livello di confidenza rispetto al traffico che si va a portare su Formula 1. Qui si mostra il fatto che l'itinerario alternativo su cui i flussi vengono in parte reindirizzati è quello appunto della tratta Mezzederica-Canova, che, come dicevo prima, ha una maggiore capacità. Ovviamente la modellistica di Amata si è sviluppata sia prima su un macro modello che ha individuato gli spostamenti di flussi di traffico su tutti gli altri ambiti della città, perché nell'analisi modellistica è molto difficile immaginare che quando si va a interferire sul flusso di traffico poi il modello riassegna esclusivamente su un solo itinerario, c'è una ridistribuzione più ampia. Ovviamente questo itinerario è quello che maggiormente ha la capacità e quindi anche la modello la possibilità di ricevere il traffico. Il sistema di impatti ha riguardato anche il trasporto pubblico, in particolare si sta lavorando su due orizzonti temporali. L'orizzonte temporale immediato, che è quello della pedonalizzazione di Piazza Castello, che si deve però intersecare con la realizzazione dell'intervento di pista ciclabile che viene chiamato Duomo Castello, che passa proprio da alcune delle strade interessate da questa modifica. E quindi si è già ipotizzata tutta la risistemazione del trasporto pubblico, e trasporto pubblico sia diciamo urbano di ATM, ma anche il trasporto pubblico che in Castello si attesta con linee di più lunga percorrenza, linee provinciali, nonché l'autostradale, nonché il City Sightseeing, che è una linea di percorso turistico, che prevede nella fase di progetto, come possiamo vedere nella fase successiva, uno spostamento, come dicevo all'inizio, dei bus turistici verso la parte, diciamo, più verso Legnano del Castello, una permanenza del City Sightseeing dell'autostradale nella parte di Piazza Castello, ma uno spostamento invece, come vediamo nella slide successiva, della linea 57 con un nuovo capolinea su Forum una parte e un percorso fatto così come indicato in questo momento. La sistemazione della 57 è in corso, quindi anche questa cambierà il suo itinerario, ovviamente con la comunicazione che sempre ATM fa nella variazione dell'itinerario del trasporto pubblico. Devo anticipare una questione che è già stata trattata qui, perché come dicevo prima, diciamo, la valutazione di tutti i possibili correttivi da mettere in campo è in corso di valutazione.
il fatto dei bus turistici di Piazza Castello, si sta valutando se non esistono possibilità alternative comunque di prossimità, ma che non siano proprio in quell'ambito di adiacenza alla piazza, tanto più che il progetto di pista ciclabile realizzerà proprio sul lato marciapiede lato Castello. La nuova pista ciclabile che arriva da largo del Trani, forse di Forca, nei due anni di Piazza Castello, che quindi potrebbe essere, potrebbe interferire un po' con la salita e discesa delle persone dai bus turistici. Quindi si sta lavorando in occasione della realizzazione del progetto magari per cercare una collocazione un po' più idonea. Direi che dal punto di vista strettamente viabilistico questo è l'impostazione del sistema. Il risultato dello studio di Amit, quello che ho rappresentato rispetto alla valutazione delle code, e lì c'è solo la sintesi del risultato, lo studio di Amit complessivo che si sta affinando in questi giorni proprio anche con le valutazioni rispetto a queste indicazioni che stiamo avendo anche dai progettisti della pista ciclabile, sarà concluso nel prossimo. Comunque sarà concluso nel prossimo. Io non ho altro da aggiungere rispetto a questo, sono qui per eventuali domande. E,